Allora, adesso la articoliamo in questo modo. Vediamo anime per anime i primi 10, quelli più popolari, quelli principali. Ci andiamo a vedere trama, genere, studio, data di uscita, distributore. Andiamo a vedere il trailer, ne parliamo, lo commentiamo e gli diamo un voto. Partecipate pure voi in chat tramite il sondaggio. Gli diamo un voto e lo ficchiamo in questa lista qua. Quindi, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo cominciare. Abbastanza palese che questo anime sia il migliore di questa stagione, già lo conoscete abbastanza bene, non credo serva fare presentazioni. Io credo che potrebbe finire più o meno tra la SS e la Best of the Season, ma stiamo a vedere. Sto parlando di Sto parlando di My Dear Friend No Kotan, signore e signori, l'anime che ha spaccato il web dopo questo bellissimo balletto che vi ho appena fatto vedere e che sinceramente meritava un approfondimento. Quindi il mio amico cervo No Kotan, commedia fantastico scolastico slice of life, studio with studio, data di uscita 7 luglio 2024, distributore Crunchyroll. Lasciamola in sottofondo? Eh sì, si può lasciare pure in sottofondo, tanto che ci costa. No, Kotan, music video. Eccolo qua. Ok, possiamo fare così. Sì, così non dà fastidio, mettiamolo così. Ok, allora, regà, io non ho in realtà molto da dire su questo anime perché dobbiamo vedere i trailer. Cioè, per chi magari di voi non lo conosce, una volta che avremo visto i trailer vi renderete conto di cosa. Di cosa stiamo. Tra 10 minuti sono celebro reso. quindi dai, andiamo a vedere. Poi grazie anche a Zorzi Toku per il secondo mese. Quindi andiamo a vedere i trailer di codesto anime. Aspettate che lo cerco al volo. No Kotan, No Kotan. No, com'è possibile che non sta nei primi? Madonna, raga. Forse l'ho skippato. Madonna, raga, ma MyAnimeList ha proprio dei gusti di merda per non mettere No Kotan nei primi. Dio, guarda quanti trailer, guardate qua. Guardate quanti, ma in realtà prima di vedere i trailer, effettivamente mi stavo quasi scordando, dobbiamo vedere, insomma, le informazioni relative a questo bellissimo anime, tra cui la trama. Quindi. Aspettate, eh. Oh, perfetto. Allora, Toraku Koshi è una studentessa modello adorata dai compagni. Dai compagni, che nasconde un passato da delinquente. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando non incontra Noko Shinanoko. Shikanoko, una strana studentessa trasferita che possiede due corna di cervo, appesa alle linee elettriche mentre viene attaccata da un gruppo di uccelli. Okay. Ma questa ragazza è un cervo, un umano oppure un essere ibrido? L'unica certezza è che lei riesce a sentire l'odore da delinquente intorno a Torako. Ora, con un passato che rischia di tornare a galla. E una ragazza mostro che sembra volerla far impazzire, una caotica vita scolastica la attende. Questa è la trama, come potete, come dire, intuire, abbastanza particolare. Anche questa qua, già solamente che si vedono tutti questi cervi, è interessante. Vediamo un po' le. Così, i generi. Intanto io partirei dal fatto che è di Wit Studio, il che è particolare, perché comunque Wit Studio, a parte fare Suicide Squad Isekai, che ne parleremo dopo, ha fatto Great Pretender, Spy Family, in passato Attack on Titan, Osama Ranking, cioè non è uno studio che la manda a raccontare, è uno studio che se la cava, quindi il fatto che faccia un anime di questo tipo molto strano, gli darei fiducia, già solo per questo gli darei fiducia. Poi se vogliamo parlare dei generi sono commedia fantasy slice of life, commedia surreale, scolastico, horror qualcosa, Monster Girl, delinquenti. Come regista abbiamo Masahiko Ota, che ha fatto. Vabbè, Yuru Yuri, To Love Ru, qualcosa. Ma per la maggior parte anime, anche Techno Lies, per la maggior parte anime che non ho avuto modo di vedere, Gabriel Dropout, comunque robe molto particolari che credo siano in tema con quello che sarà l'anime, insomma, di No Kotan. Direi che possiamo vedere i trailer, dai, non so, di solito vediamo qualcos'altro. Vediamo sti trailer. Ce ne stanno pure parecchi. Allora, primo. Toraco. Gakkō nomi narazu, gokinjō demo uwasa no perfect girl. Ohayou gozaimasu. Perfect. Otoyan de aru. Ma, kisō wa kanpeki desu.
Sì, sì, character building. Dai, raga, è troppo bello. Guardatela, guardatela. Bloccata nelle cose dei lampioni, cioè nelle linee telefoniche là. Poi con quale OST, guarda qua. Senza senso. Ma che OST sono, cioè? No, come fai con quel braccio? Si stacca pure la testa, si stacca. Comunque la qualità sembra ok per un anime di questo tipo, sembra buona. E i cervi ci stanno veramente, a parte la protagonista ci stanno pure i cervi normali in CGI. Quindi cioè, che dire, raga, penso che vi siete resi conto del tipo di anime che è questo già solo da questo trailer. È una roba assurda, una roba assurda, senza senso, probabilmente proprio al limite della follia, che dovrebbe strapparti una risata, e credo possa farcela senza troppe difficoltà. Andiamo a vedere adesso il secondo trailer, poi tutti gli altri ce li skippiamo perché sono delle robe inutili, ma ho visto... Ah no, questo qua era il primo, andiamo a vedere il secondo. Cioè, nel senso, sembra un tipo di commedia in cui ci si sono impegnati, cioè, non una cazzatina. Cioè, sembra che comunque ci sia un... ci siano delle basi, insomma, dietro. Dio dei cervi. Abbiamo pure delle loli. Mi chiedo, ma perché dovresti avere una divisa così lunga? Che problemi hai? A quanto pare usa pure la testa per nascondere le cose. In questo PD dovrebbe esserci pure la parte di, del talletto. Pure questa scena. Ma in base a cos'è? Questo cos'è, raga? Perché si sta inculando un cervo? Beh, sembra proprio un concentrato di follia, però ben costruito, cioè. Quindi... ah, poi guardate pure questa. Ci mette anche la banana dentro alla, alla cazzo di, al cazzo di corno. E quindi, raga, questo è il mio amico cervo Nokotan. Non credo ci sia molto altro da dire su, su un anime di questo calibro. E mo capiamo un attimo dove, dove posizionarlo, ma... secondo me sarà un bell'anime. Oh, a parte, scherzi a parte, secondo me sarà una serie che merita. Mo, non so, cioè, forse la preoccupazione più grande che ho è anche qua sulla possibile ripetitività delle gag, cioè che ha, magari dopo qualche episodio già potrebbe iniziare a stancare. Dipende, dipende, perché anime di questo tipo che puntano tutto sulla comicità devono comunque riuscire a, a reinventarsi, a... essere comunque sempre divertenti, se no, se, se stancano, se non fanno ridere, ovviamente perdono di significato. Sì, una commedia surreale, esattamente, proprio una roba no sense, però secondo me sembra una commedia surreale fatta bene, cioè non è che dici è trash, non si capisce un cazzo, una merda, no, sembra proprio, sembra figo, sembra figo. Sì, vedo che la maggior parte vota SS/S, il Best of the Season non è da votare adesso,
sarà da votare alla fine, quindi non adesso. Per ora il massimo che ci limitiamo a dare è SS. Molti dissero, lo dissero anche prima di vedere l'isekai della vending machine. No, 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 no. Guarda, già, già Marco, secondo me non sono minimamente da paragonare. L'isekai della vending machine era veramente per memare. Non ho mai pensato neanche lontanamente che sarebbe stato un bell'anime. Questo io credo seriamente che potrebbe essere un bell'anime, a parte i meme e tutto quanto. Pure questo, hanno già usato tutte le scene divertenti. Spero di no, insomma. Ho scoperto che lo studio di animazione che fa l'anime di Guilty Gear di cui ti ho parlato... Oh, interessante, però peccato che non c'entra con la live di oggi. Magari un'altra volta. Ok, vince SS barra S. E sapete cosa? Quindi dovrei decidere io se metterlo o in S o in SS. Come dobbiamo fare? Perché io, nel senso... Io quasi quasi azzarderei. Trust I mod, SS. Allora, azzardiamo. Vi vedo molto carichi. Azzardiamo l'SS per il mio amico Cervo Nogodan. Mi tengo basso sulla A. No, ovviamente, allora, se vogliamo dare un voto di buon auspicio, si può fare una SS. Ma, che in realtà no, una S, ecco, se vuole... Se vogliamo rimanere invece più conservativi, una A è il voto, secondo me, che si potrebbe dare. Cioè, io darei una S, sarò sincero, io darei una S, perché comunque secondo me sarà carino. Meno di A no, secondo me meno di A è... Oh. Grazie anche a Vecchi Nabbi per l'abbonamento. Comunque, non lo so, diamo S, dato che comunque vedo che molti dicono A, diamo S, dai. Probabilmente diamo S che è meglio. La rivelazione è fuori discussione, sappiamo già che sarà minimo S, no? Parlando seriamente B, ma io credo di no, sai, io credo che questo qua sia un anime che una A gliela dai. Cioè, già solo per l'originalità prende parecchi punti. Ecco, per essere da B, secondo me deve fare una brutta fine. Cioè, vuol dire che non è divertente, cioè che non è niente di che. Quindi secondo me S va bene. Dato che voi avete votato SS barra S, famo S e va così. Per me flopperà anche questo, ecco cosa succederà. La gente guarderà il primo e capirà che è una stronzata, ma che con sole battute è difficile da mantenere a un buon ritmo. Ma guarda, in realtà ne abbiamo visti di anime che riescono a mantenere un buon ritmo anche se sono pieni di battute o comunque di robe divertenti. Lo ecco, perché so, Konosuba, le 100 ragazze, comunque divertono più o meno in ogni episodio. Per favore togli sta tortura, sì dai, tolgo, basta. Basta la canzone di sottofondo che pure a me mi sta facendo diventare scemo. Però ripeto, io ho più un parere positivo su Nogotan che negativo, quindi... È nascosta bene la puzza, ma si sente ancora. Dici? Però comunque è pure Wit Studio, c'è anche lo studio dietro e anche il regista che c'è dietro, mi sembrano delle persone oneste. Ho sentito alcuni dicevano che il seguito di Code Geass è già uscito. Ne parliamo dopo. Adesso non parleremo di Code Geass perché non l'ho messo nella guida, dato che non ho più continuato Code Geass, ma ne parleremo dopo di questa cosa, sicuramente. No, oddio, che ha fatto Vecchi Nabbi? Mi hai trollato? Che vuol dire mi hai trollato? Mi sono abbonato perché hai messo SS. Ma fermi tutti, ma qua, cioè nel senso, ma non è vero. Vabbè, io non avevo fatto nessuna promessa, io non avevo promesso niente. Non è che avevo detto che l'avrei messo in SS, quindi S va bene. Un po' meno bello di Nogodan, non so se si meriterà una S, ma comunque dai, si parla di una seconda stagione, di un anime, possiamo definirlo un thriller, romance, mistero, non lo so, però comunque che parla del mondo delle idol, e quindi parliamo di Oshi no Ko. Parliamo di Oshi no Ko. Seconda stagione di Oshi no Ko. I generi sono talmente tanti che esplodono e esondano la grafica. In realtà non è vero, sono pochi, ma devo per forza fare così. Drammatico, mistero, musica, psicologico e anche sovrannaturale, che è una cosa che voi direte, sì, come sovrannaturale... Vedrete, anche se già in realtà la storia di Oshi no Ko è sovrannaturale di suo. Lo studio è Doga Godo, non Doga Kobo, Doga Godo. Data di uscita 3 luglio 2024, quindi parliamo letteralmente di 6 giorni. Tra 6 giorni avremo Oshi no Ko, però purtroppo sarà fatto dai fansub, perché vi ricordo che in Italia siamo stronzi e nessun sito di streaming ha i diritti di Oshi no Ko, né Prime Video, né Netflix, né Crunchyroll, né nessuno di nessuno, né Anime Generation, che forse avrebbero dovuto prenderlo, ma alla fine non l'hanno preso. Quindi dovremo aspettare i fansub, probabilmente non uscirà il mercoledì, perché esce il mercoledì, uscirà giovedì barra venerdì.
questo è quello che... Non era su Disney? No, non è mai stato... Non è mai stato su Disney. Che dice Demo? Ovvio siamo quattro cani, riferito a cosa? Ma non lo so, però sì, Oshinoko, che vi devo dire, ho buone aspettative per questa seconda parte. Andiamo a vedere adesso i trailer e le varie cose, perché qua insomma non è che c'è da... aspetta. Ok, mi sa che non dovevo cliccare qua perché non trovo i PV da questo coso, quindi mettiamolo qua. E quindi sì, in questo caso Oshinoko non penso ci sia bisogno di fare presentazioni particolari, nel senso... Ah, la trama però sì, la trama effettivamente ce l'ho, quindi ve la faccio vedere, la trama della seconda parte. Seconda stagione di Oshinoko prosegue l'ascesa di Aqua, Aquamarin e compagni nel mondo dello spettacolo. Mentre continua la ricerca di indizi che lo porteranno a suo padre, il ragazzo insieme a Kana e Akane si ritrova coinvolto nella realizzazione di uno spettacolo teatrale 2.5D, vabbè, uno spettacolo teatrale che voi penso non avete mai visto, ma in Giappone sono abbastanza comuni, tratto da un popolare manga. Ma l'autrice originale non è contenta dell'adattamento e iniziare non sarà tanto facile. Quindi questa è la premessa di questa secondo cur, chiamiamola seconda stagione, ma più o meno poco cambia comunque la seconda stagione, questa è la premessa. Lo studio è rimasto lo stesso, generi soliti, mi pare che anche a livello di staff sono rimasti gli stessi della prima stagione, anche se non ho controllato, tipo lui, questo bel pelato, si è occupato anche della prima stagione, sì, si è occupato, il regista è lo stesso della prima stagione, quindi comunque più o meno dovremmo avere lo stesso staff. Vi ricordo che Doga Godo con la prima stagione ha fatto un lavoro della Madonna, secondo me uno dei migliori adattamenti che abbiamo visto negli ultimi anni a livello di adattamenti manga, hanno fatto veramente un lavoro di Cristo, e quindi vediamo un po' sti due trailer che ci sono. Konkai hetanako inai. Sembra un cocainomane, mi pare un po' eccessivo. Ma chi è che... Ah, ok, sta parlando questo. Akane-chan no ho ga ippo saki itteru kanji ka na. Wakarai yo. Uchi ni wa. Madonna, questa scena, raga. Che cazzo è? Shimeko ga iru karo na. Quanto cazzo è figa. Gota-gota nukasten ja ne. Dousta? No, queste cose tutte colorate che mi pare... Nel manga in realtà ne abbiamo parlato, mi pare che forse ci sono anche nel manga, non è che è una cosa original. Però quanto cazzo sono rese bene nell'anime, dai. Sta mia cane con i capelli lunghi. Poi la preferita del pubblico, Pana Parima. Sotto fondo potete sentire l'opening. Ah, e questa dovrebbe essere la mangaka? La mangaka della rappresentazione teatrale? Mi pare, sì, penso. No, io guarda, cioè, per quanto riguarda questo trailer, a me bastano queste due scene, bastano. Non ho bisogno di altro, a me basta questa parte qua. E questa parte finale qua. Basta questo per, come dire, avere più o meno le conferme che mi servivano lato qualità. Poi tutto può succedere, però se manterrà lo stesso livello della prima stagione, assisteremo veramente a una seconda stagione ottima, ottima. Quindi ci sta. Vediamo adesso l'altro trailer, che in realtà manco so cos'è. Forse è la stessa cosa, dura 30 secondi, forse è la stessa cosa di questo. Sì, questa è la stessa cosa, fammi vedere l'announcement, giusto così per ricordarmi cos'era. No, l'annuncio è un recapino della prima stagione. Ah, tra l'altro l'ho scritto pure, ecco, volevo dirvi questa cosa, l'ho anche scritto su Instagram. Ho iniziato un rewatch di Oshinoko, perché sinceramente, raga, vi posso dire, a me la prima stagione è piaciuta tanto, cioè l'ho seguita molto volentieri in live, e l'ho vista solo in live, ovviamente, con voi. Quindi mi sono detto, a distanza di quanto parliamo ormai, un anno in realtà, sì, un solo anno, a distanza di un anno dalla prima stagione, un rewatchino ci può stare, e quindi me lo sono rewatchato, cioè me lo sto rewatchando, non l'ho ancora finito di rewatchare, sto all'episodio 6, devo vedere l'episodio 6, penso che lo finirò entro settimana prossima, perché cioè
vedere 6 episodi non ci metto niente, però l'ho fatto molto volentieri Story Watch. Ora, per quanto riguarda la questione di cosa mi aspetto da questa seconda stagione, mi aspetto meglio della prima. Mi aspetto meglio della prima, nonostante la prima stagione ha avuto un primo episodio di tutto rispetto. Se vi ricordate, il primo episodio dura 1 ora e mezza, senza episodi... Cioè, non è che sono 4 episodi in uno come Free Eren o come sarà Re Zero, ma proprio è 1 ora e mezza, un film il primo episodio, ed è anche quello stupendo su tutta la questione di AI, la reincarnazione e tutto quanto. Però sì, la sto rivedendo molto molto volentieri. E qui, regà, quindi secondo me... Io credo che SS sia doveroso per questa seconda stagione di Oshinoko, essendo che mi aspetto, e da quello che mi ricordo, avendo letto il manga, dovrebbe pure avere delle parti migliori della prima stagione nel complesso, più parti belle rispetto alla prima stagione, secondo me sarà meglio della prima, quindi SS senza troppi problemi, dai, senza dubbio. Poi non so se qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere in merito a Oshinoko, ma secondo me è abbastanza facile in questo caso. mi pare un po' eccessivo. Se lo cambiavano avrebbero rimandato il progetto. Cosa se cambiavano? Mi ricordo nulla del manga. Guarda, anche io ti posso dire che ricordo poco. Mi ricordo solamente le cose principali. Ad esempio cosa succede nel finale. Mi ricordo la questione dei corvi. Mi ricordo cosa succede tra Akane. Vabbè, Akane. E alcune cose principali me le ricordo. Però, per farvi un esempio, sul 100% di cose che accadranno, la metà mi ricordo probabilmente, perché io comunque il manga l'ho letto un po' di tempo fa, Stiamo a cercare Reanime Live Oshinoko. Se andiamo a cercare Oshinoko e Oshinoko manga. Eccolo qui. Parliamo di 2 anni fa. L'ho iniziato 2 anni fa. Il 20 aprile... Oh, ma raga, comunque è incredibile. Cioè, nel senso, ho iniziato il manga ad aprile del 2022. L'anime è uscito ad aprile del 2023. E adesso ci vedremo la seconda stagione tra meno di una settimana. Incredibile. Quindi, vabbè, non penso ci sia molto altro da dire. Stavo leggendo al volo i commenti. L'opening sarà molto bella. Ah, ecco, se vogliamo parlare in realtà di opening ed ending, vi devo dire che sono... Non ho molte aspettative. Non ho molte aspettative perché dopo che abbiamo avuto l'opening e l'ending della prima stagione non credo che riusciremo a tornare a quel livello. Cioè io non penso che avremo mai una ending come Mephisto. L'opening in realtà forse ci possiamo arrivare. Idol era molto bella, ma credo che per lo stile di Yasobi, insomma, si possa replicare. Però l'ending che abbiamo avuto, dai, Mephisto è una roba senza senso. Quindi... Non credo che saremo sullo stesso livello della prima lato opening ed ending, ma di sicuro sarà... saranno belle, spero saranno belle. L'opening sembra bella, ma sarà difficile da battere la prima, pure secondo me, praticamente impossibile. Ma la parte con l'opening del trailer già vale SS. Non so. Immagina sto hype per questa season e poi adattano di merda sta stagione. Ma perché? Scusa. Non ho ben capito. Se non sbaglio, questa stagione Ruby non ci sarà molto. È vero. In questa stagione... Tutta la prima parte sarà incentrata su Akane, Acqua e Kana. Su loro tre. Più su Akane che su Kana, da quello che ricordo. Perché se vi ricordate, la prima stagione ha avuto Kana come protagonista principale, insomma. Mentre la seconda dovrebbe avere... Non dovrebbe essere proprio la stessa cosa. Cioè che adesso avremo solo Akane. Però, sì, daranno di sicuro molto più spazio ad Akane in questa seconda stagione. E poi sì, Ruby vedrete, però non sarà troppo presente. E va bene, quindi sì, lo porta a Winds of Resub, un ottimo fansub che non so se conoscete, ma vi invito ad andare a cercare perché fanno ottimi lavori e sì, faranno loro la seconda stagione. Comunque dai, possiamo andare avanti, però è praticamente scontato che mi aspetto una seconda stagione da SS. Ora, prossimo anime, cosa ho in serbo per voi? Ho in serbo per voi, a differenza delle solite volte in cui faccio prima una seconda stagione, poi un continuo, poi un anime nuovo, in questo caso vi ho messo di fila 2 seconde stagioni, cioè 2 sequel anime. Però in questo caso, a differenza di Oshinoko, non so bene cosa ci possiamo aspettare da questa seconda stagione, perché, insomma... È un po' particolare. È un anime amato, odiato da molte persone. Sto parlando di
Tower of God. Sto parlando del buon vecchio Tower of God. E andiamo a vedere le informazioni. Tower of God, seconda stagione, genere avventura azione drammatico fantasy, studio. Lo studio mi ha stupito. Lo studio mi ha stupito perché hanno cambiato il nome. Cioè, nel senso, non, vi giuro che non mi ricordavo questo nome. Lo studio Risposte. Anzi, lo studio Risposta, The Answer Studio. Data di uscita 7 luglio 2024, distributore Crunchyroll. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere un po' cosa ci aspetta da questa seconda stagione di Tower of God. Anche qui dovrei avere una trama disponibile da farvi leggere, perché mi sono impegnato. E ok, fatemi pure fare una roba. Seconda stagione di Tower of God. Per i regolatori che hanno superato tutte le prove, è il momento di salire al piano successivo della torre. Nel frattempo, Lero Ro ha rassegnato le sue dimissioni come esaminatore e assieme a lui è stato licenziato anche Quant, che si ritrova così a seguirlo verso il 70° piano alla ricerca della verità. Una verità che anche Bam, ancora sconvolto da un certo tradimento, madonna che puttana, anela a tutti i costi. Sì, penso che... come si chiama? Fammi andare a rivedere. Penso che Rachel sia una delle più grandi puttane degli ultimi anni negli anime. E, no, io Rachel me la ricordo bene, mi ricordo anche Kun Aguero, mi ricordo pure Rak e Yuri pure ci sta, Yuri Jahad. Però gli altri no, effettivamente non mi ricordo tutti i personaggi. Quelli principali sì, quelli principali me li ricordo, perché anche hanno nomi che si ricordano abbastanza facilmente. Comunque, per quanto riguarda la seconda stagione c'è stato un cambiamento, perché nella prima stagione lo studio era Telecom Animation Film, che è lo studio che ha fatto l'ultima stagione di The Seven Deadly Sins, pure fatta abbastanza bene, mi pare. E Nagatoro, prima stagione. E... no, scusate, la seconda. No, la prima stagione, infatti. E poca roba, in realtà, poca roba. Però aveva fatto la prima stagione di Tower of God nel lontano 2020. Ora, la seconda ha avuto un cambiamento. E la sta facendo The Answer Studio, che è lo studio che ha fatto... sì, di Hunter the Movie nel 2023, questa roba nel 2022, questa roba nel 2021, e tutte cose che io non conosco o in generale non mi sembrano essere particolarmente importanti. Quindi, non so voi, ma sono leggermente preoccupato per quanto riguarda la qualità di questa seconda stagione. Lui è tipo, raga, ma questo è un Giga Chad. Questo qua, cioè, il creatore ha il mento da Giga Chad, guardatelo. Guardate quanto è spesso, quanto è... cioè, sembra che gli occhi, il naso e la bocca siano più piccoli di tutto il resto della faccia. Lo staff è cambiato. Guarda, andiamo a vedere il regista, giusto per capire se, perché alla fine quello più o meno è quello principale. Il regista è Satoshi Suzuki, che ha fatto... è praticamente affiliato allo studio, The Answer Studio. Credo di sì. Poi c'è anche Kazuoshi. Andiamo a vedere quelli della prima stagione. Nella prima stagione c'erano... no, c'era, scusate... Takashi Sano, quindi no, c'era proprio un'altra persona che vi devo dire forse sembrava pure meglio, eh. Credo che era un po' meglio di quello che ci sarà, quindi non ho proprio ottime aspettative lato staff o in generale qualità, ma andiamo a vedere il trailer. Andiamo a vedere il trailer e capiamo un attimo cosa ci riserva. Abbiamo ben due trailer. Ragazzi, quando sento questa OST, porca puttana. Quanto sono belle queste OST. E sta zoccola di merda. Io? Oggi mori desu. È solo l'inizio. Qui sì che fa il suo, altro che in Spice and Wolf. Non lo sento da molti di episodi quasi. スカレ。ラヘル。塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり。これからどうなるか見ものですね。まあ、そこにあなたがいるのさ。我々の仕事は塔に危険をもたらす思想、力を持つものを弾き出すことだ。 このまま終わらせるわけにはいかない。Un Aguero, personaggio abbastanza figo.
塔の頂上で一緒に星を見るんだ。誰もが喉から手が出るほど欲する力を持っているのに。最後のチャンスだ。君が塔の頂に。E poi alla fine questo primo trailer prende al 90% robe. Al 99% robe dalla prima stagione. Quindi questo qua in realtà è il trailer di annuncio, che vi ricordo è uscito tipo 2 anni fa, perché poi per far uscire sta stagione ci hanno messo, eh. Se vi ricordate, abbiamo avuto, mi pare, questo trailer l'estate di 2 anni fa e praticamente per... No, forse 2 anni fa no, aspetta, di che anno è? Ah no, un anno... Ecco, no, no, scusa. Sì, in realtà 2 anni fa, ricordavo bene. Poi per un anno intero non abbiamo avuto niente. E mi pare dopo 1 anno e mezzo questo secondo trailer che adesso vediamo. Oddio, ma cos'è questa cosa? Ma cos'è questa cosa? Se no, quindi 20, 20 des. Nanto, 20 ga 7月より8にこうやって任せてください. Ma che sono queste strafighe? Bye. Vabbè, andiamo a vedere direttamente il trailer che è meglio. Qua già ci possiamo rendere meglio conto della qualità. Questo qua è il Mawa, ovviamente, il webtoon. Perché qua ci sono tutte scene della seconda stagione. もうすぐザハードの王子が帰ってくる。私は10ビオレグレイス。 Come ho detto, lato protagonista ci saranno molti cambiamenti. Quelli che odiavano o a cui non stava molto simpatico Bam nella prima stagione, qua probabilmente cambieranno idea. Forse vi starà sul cazzo lui piuttosto che Bam, che usa le Pokéball. Sentite l'opening. L'opening è molto, come dire, è molto ricco. Non dispiace, purtroppo non credo saremo sul livello degli Stray Kids, quello è impossibile, però non mi sembra malaccio, dai. Okay. Quindi questo è il vero trailer di Tower of God. Come potete ben vedere, in realtà, perché dai, non è un brutto trailer, ma... ci sono alcune cose che a me non convincono, cioè alcune volte i personaggi mi sembrano disegnati in maniera un po' semplice, cioè che... non lo so, non... cioè ci sono alcune cose che mentre lo... anche rivedendolo adesso questo trailer non mi convincono. Questa scena, come ve l'ho detta più volte, è molto figa, cioè ci sono delle parti che sembrano fatte bene e altre un po' meno bene, quindi... cioè fino a quando non usciranno gli episodi penso non potremo capirlo effettivamente come sarà, però... non lo so, non ho... non sono convinto al 100%, sinceramente. Potrebbero pure farlo, anche perché lo studio nuovo non ha proprio uno storico bellissimo, quindi... non lo so, mentre se vogliamo parlare del contenuto di questa seconda stagione, non è malaccio, eh? Non è malaccio il contenuto. Io comunque ho letto il Mawa, cioè, anche qua, ho letto il webtoon della seconda stagione, perché l'abbiamo portato in live 2 anni fa ormai. Ma in realtà mi è piaciuto. Parlano troppo, credo che l'anime snellirà molto i dialoghi. Però, ok, ha vinto A/B. Quindi lo mettiamo in A o lo mettiamo in B? Questa è una bella domanda. Secondo me, cioè, essendo che il trailer non mi convince al 100%, io vi direi più B.
La A mi sembra... Cioè, se il trailer fosse stato meglio gli avrei dato tranquillamente A, perché secondo me questa seconda stagione potrebbe pure essere meglio della prima per certi versi, però B, meglio B. Andiamo sul sicuro con B. Sì, B, magari B con potenzialità da A. Sono d'accordo. Mo, leggiamo un po' la chat, se c'è qualcuno magari che ha letto anche qua il webtoon, ci vuole dire cosa ne pensa lui. Al momento miglior trailer visto di Tower of God è quello con le K-pop idol. Sì, praticamente. Sì, ci sono anche le Pokéball, il protagonista, perché ora il protagonista non sarà più Bam, sarà questo tizio biondo, che vedete nella key visual, che inseguirà Bam. Quindi non è più Bam il protagonista per un po'. Un po' sussera, sono d'accordo. Qualità d'anime fanmade del 2020, vabbè. Qua fa così. Sì, dice, ne ben fatte ce ne sta una, forse due. Brutte esperienze per Gress, mi dicono che se fai tre trailer e il picco di animazione di tutti e tre è lo stesso, allora è una qualità che fa cagare. E quali sarebbero queste brutte esperienze per Gress? Facci qualche nome. Però è vero, purtroppo, quando in vari trailer noti che c'è sempre la stessa scena bella o... Che non è che convinto. Ah, Dark Gathering. No, manco me lo ricordo, lo sai? Manco mi ricordo i trailer di Dark Gathering. Però sì, meglio partire bassi perché... Potrebbe deludere un po' Tower of God, mettiamola così. A questo punto conviene guardarlo solo per la storia. Sì, ripeto, secondo me la qualità non è detto che farà cagare, vediamo. Dopo i primi 3-4 episodi ci faremo un'idea se veramente è brutta o se magari è buona. Quindi sì, vediamo. Voglio vedere quella serie con lei. Adesso infatti parliamo pure di questa cosa qua, perché, guarda, mi hai letteralmente anticipato, perché la prossima serie è un anime nuovo... una romcom che hai citato appena tu, e quindi sì, sto parlando proprio proprio dove sta eccoci qua, sto parlando ovviamente della russa, che a parte chiamarla la russa in realtà si chiama Alia, alcune volte nasconde i suoi sentimenti in russo. I generi sono commedia scolastico sentimentale, è a tutti gli effetti una romcom classica. Studio Doga Godo, che già solo questa cosa mi fa ben sperare, perché stesso studio di Oshinoko, che come abbiamo visto sanno il fatto loro, non avrà la stessa qualità di Oshinoko, ma possiamo aspettarci comunque un lavoro ben fatto. Data di uscita 3 luglio, questo qua esce ancora prima, cioè uno dei primi proprio uscirà mercoledì, in realtà no, anche Oshinoko esce mercoledì, quindi questo però uscirà veramente mercoledì perché è di Crunchyroll. E quindi andiamo a vedere di cosa parla questo anime della russa, lo chiamiamo così. L'anime della russa, eccolo qui. Aspettate, stuc. Andiamo a leggere la trama. La studentessa Alisa Mikhailova Kujo, dai capelli argentati e dal carattere freddo in apparenza, metà russa e metà giapponese, è la ragazza più popolare della scuola, accanto alla giovane siede Masachika Kuze, un ragazzo appassionato di anime. Alisa è attratta da Kuze e spesso gli rivolge frasi dolci in perfetto russo, sicura di non venire compresa. Ma Masachika, grazie alla sua passione del nonno per la lingua russa, intuisce perfettamente ogni vocabolo utilizzato, ma si diverte a fingere il contrario. Quindi abbiamo un protagonista che capisce il... anzi, una protagonista femminile russa che praticamente, non lo so, sbava dietro a sto ragazzo e gli dice frasi dolci in russo, pensando di non essere compresa, e lui invece che sotto sotto lo conosce e quindi fa finta di non capirlo e se la ride. Boh, sarà da capire, perché guardate lo sguardo, guardate la faccia, guardate questo sorrisetto. Sarà da capire come gestirà questa cosa il nostro Masachika, perché essendo che lui sa, è consapevole che questa tipa è cotta di lui, dobbiamo un attimo... cioè, nel senso, se volesse, penso ci si potrebbe mettere insieme schioccando le dita, perché già lo sa. Lei è una strafiga della Madonna, quindi perché non dovrebbe farlo? Capiamo. Capiamo in che modo verrà gestita questa cosa. I generi l'abbiamo visti, barriera del linguaggio, harem... Ah, già che leggo harem femminile... otaku culture, tsundere, spoiler... Possiamo pure evitare di leggere lo spoiler. Staff, vediamo un po' il regista. Il regista è questo Ryota Ito, che ha partecipato a Oshinoko, a Shikimori, a My Senpai Nasa Knowing, My Sing Yesterday for Me, Nise Monogatari, vabbè, una... anche Ping Pong The Animation, beh. Lato studio e lato regista, sembra director, non sembra affatto male, quindi i presupposti ci sono. Andiamo adesso a vedere i trailer.
Tra l'altro è pure uno degli anime più popolari. Ci sono parecchi trailer, ma anche qua la maggior parte sono dei personaggi, quindi non li vedremo tutti. E diciamo è parecchio popolare questo, eh. Cioè lo aspettano in molti. Primo trailer. Milashka. Oh, è giapponese. Non sono interessato. Quindi lei quando parla in giapponese gli dice: sei un completo idiota, non mi interessi minimamente. Sì, lui sembra il classico protagonista di cui non gliene frega un cazzo della scuola, gioca al telefono. Che strano, raga. Che strano sentirla parlare in russo. Mi pare pure che, non vorrei dire cazzate, ma che la doppiatrice conosce il russo. O sbaglio? Cioè, mi pare proprio una doppiatrice che sa bene il russo. Però non so se sta cosa l'avevo sentita male. Ma lei non sa. Ah, è molto carina. Comunque è proprio carina. Ha detto che se ti muovi sei gay, allora rimarrò fermo. Quindi sì, la doppiatrice conosce il russo e ha una voce veramente carina. Mi piace parecchio. Fermi tutti! Dove è andata quella mano? Richiedo il VAR, richiedo. Vabbè, ha provato a, come dire, a ficcare. Voglio proprio vedere il primo episodio in che cazzo di modo. Cioè, che ha fatto? Stava per cadere e quindi gli ha ficcato la mano là in mezzo, così. In che modo può essere successa una cosa del genere? C'è anche questa tipa che mi sta già sul... Cioè, non mi piace dalla voce. Beh, raga, nel senso, non sembra malaccio, non sembra malaccio, soprattutto la protagonista. Andiamo a vedere il secondo trailer adesso. Eccolo qua. Questo non è tradotto in inglese, purtroppo. Aspetta, ma tipo la conosceva da piccola? Vorrei sapere cosa dicono. Per quel poco che abbiamo visto, andrei a riprendere l'altro trailer, eccolo qua. Per quel poco che abbiamo visto vi posso dire le seguenti cose. Il motivo principale per cui lo vedrò questo anime è la protagonista, che è una strafiga della Madonna, e mi piace pure il fatto che sia mezza russa, aggiunge quel tocco esotico che mi piace. Comunque bel design, bella voce, pure che ha un fisico niente male, quindi insomma il suo... Fa il suo. Per quanto riguarda il protagonista... Il protagonista non mi convince troppo, nel senso, non sembra un coglione, non sembra un protagonista che ti sta sul cazzo, ma allo stesso tempo non mi dice niente. Cioè, a differenza di altri protagonisti, di altre magari romcom che già mi stanno più simpatici, lui mi sembra onesto, cioè, che fa il suo, si limita a fare... Comunque la prossima volta fatelo da 2 minuti il pronostico, cioè la votazione, così dura un po' di più.
Quindi, ripeto, protagonista mi sembra ok. Protagonista femminile, tanta roba, picco. Non mi piace molto questa cosa che hanno, che mi pare, che hanno voluto includere altri forse un po' troppi personaggi femminili. Non vorrei che creassero delle contendenti, in particolare questa tizia, che già l'ho inquadrata. Dove sta? Mi sa che si vede, non questa qua, mi sa che si vede in questo trailer, la principale rompicoglioni. Cioè, non vorrei che arrivassero delle... Stanno a fare botti. Le sentite? Stanno a fare botti, così. Proprio davanti a casa mia stanno a fare i botti. Vabbè, magari gli esplodono in faccia e perdono l'uso della vista. Quindi, stavo dicendo, si vede in questo trailer questa tizia, che in realtà si vede pure nel stanno a fare festa. Pure nel secondo trailer si vede, e mi dà l'impressione che questa possa essere una possibile rivale amorosa, perché, come possiamo vedere da come si comporta con il protagonista, sembra abbastanza, capito, intenzionata. Quindi... E che vi devo dire? In questo caso, secondo me, mi dà fastidio quando ci sono personaggi come lei, perché mi sembra che ci sia un tale divario dalla protagonista che è una perdita di tempo. Cioè, mettere altri personaggi femminili in un contesto di questo tipo, pure nel secondo trailer ne vediamo una marea di tipe, non ha senso, perché tu sai già che il protagonista si metterà con lei. Sai già che sono perfetti l'uno per l'altra, sai già che lei è molto meglio, molto meglio. Quindi perché mi devi mettere altri personaggi femminili che sono messi palesemente per perdere tempo? Quindi queste qua sono un po' le cose. Però ho comunque buone aspettative per sto anime. Io credo che gli potremmo pure far occupare sto posticino. Che dite? Voi avete votato A/B, non ho avuto modo di vedere il resto del sondaggio perché durano troppo poco, non ho avuto tempo. Quindi sì, vi direi... avrei voluto vedere cos'altro avete votato per capire se eravate più per la A o più per la B. Aspetta, cos'è che scrive Anto? Fammi vedere. Se ti muovi, Name Memory è il tuo anime preferito. Если ты пошевелишься, именная память твоё любимое аниме. Perfetto, cerchiamo di non muoverci allora. Vabbè, famo A. A di Alia gran figa. Va bene, famo A. Però probabilmente... Non lo so. Secondo me la prima stagione comunque potrebbe essere bella. Poi no. Che poi già nella key visual si vede che ci sono, oltre ai due protagonisti, quelle altre tre tipe. Cioè, capito? Non vorrei che veramente ci fosse l'harem. Cioè che questo tag qua... harem femminile. Non vorrei, perché veramente il protagonista se lo contendono queste quattro tipe. Queste quattro che vediamo nella key visual. Sarebbe particolare. Va bene. Possiamo andare avanti. Eh sì, il tag c'è. Quindi stiamo a vedere. Ora, prossimo anime. Siamo arrivati a metà della top 10 anime più attesi. Ora, raga, ho dovuto mettere, anche se avrei dovuto metterlo prima, sono sincero, perché io di solito nei primi anime metto proprio quelli più importanti. A sto giro ho voluto tenermi questa bella mina a metà, proprio che sancisce il quinto anime della serata. E sto parlando di un sequel, ovviamente. Il sequel, non un sequel, il sequel dei sequel. Penso che avete capito che sto parlando di Monogatari Monster Season e Off Season, che molti, tra cui me, stanno aspettando proprio in trepidante attesa. Allora, i generi, vabbè, drammatico, mistero, soprannaturale. Studio è il solito studio Shaft, picco assoluto, best studio ever, che non ne sbaglia una. Uscirà il 6 luglio, quindi anche questo uscirà a breve. Mi dava l'impressione Monogatari di essere un anime che usciva tipo a fine luglio, inizio agosto. Invece esce tra anche questo 9 giorni, e andiamo a vedere i trailer, perché anche qua di Monogatari non è che c'è troppo da dire. Dove cazzo sta? Non ci sta? Possibile. Eccolo qua. Monogatari Series Off and Monster Season. Questo.
Adattamento della novel comprese nella off-season e monster season della Monogatari series. A tutti gli effetti un sequel di Monogatari. Quindi dopo quanti anni dall'ultima roba di Monogatari? Dopo la bellezza di 5 anni. Dopo la bellezza di 5 anni dall'ultima cosa che abbiamo avuto di Monogatari, ovvero Zoku Owari, abbiamo Monster Season. Monster Season, sì. C'è di stare una tier solo per Monogatari, ma non lo so, ma qua non lo so. Staremo a vedere come sarà questa stagione, però non partiamo troppo, che magari poi ci delude. Non penso. Spoiler non penso, perché dai trailer sembra, regà, che hanno cucinato. Dai trailer sembra proprio che hanno cucinato pesantemente. Andiamo subito a vedere. Ah, potremmo controllare anche qua lo staff per vedere se è rimasto lo stesso delle altre stagioni. Perché qua abbiamo Akiyuki Shimbou come... Anzi no, scusate, Akiyuki e Midori come regia, cioè regista e capo degli animatori. Vediamo un attimo in Zoku Owari chi erano. Così. Ok, praticamente sì, c'è lo stesso, ma purtroppo non ho mai seguito in realtà lo staff di Monogatari, quindi non so. Però di sicuro qualcosa sarà cambiato a distanza di 5 anni, però credo che comunque ci sia gente di un certo livello. Lo ha Crunchyroll, sì, Monogatari lo fa Crunchyroll, quindi lo avremo abbiamo detto esce il 6 luglio, quindi il giorno in cui uscirà Monogatari è sabato. Ogni sabato avremo Monogatari e di questa cosa ne godo assai. Primo trailer. La qualità, come potete notare, è abbastanza superiore rispetto alle vecchie stagioni di Monogatari, il che è tanta roba. Il che è veramente tanta roba. In più mi interessa veramente tanto il fatto che in questo nuovo arco i protagonisti saranno tutte loro, Nadeko, Ononoki e quelle altre, e non ci sarà Raragi. Opening. All'opening era degli Yasobive. Stanno pure sì Karen e Tsuki. Guarda che stile, guardate Ogi, lo stile. Vestita come Araragi. Rulebook. Ok, questo è l'ending. Attento. C'è anche la best. Proprio la best torna. Ma mi aspetto abbastanza da questo arco qua. Ma yoi. Oikura Sudashi. Dice pure nell'ending, cioè Yasobi dicono pure dicono. Dai. Ah, stupendo proprio. Andiamo a vedere se c'è un altro trailer. Mi pare di no. Purtroppo no. Possiamo vedere il teaser, dai. Diamo un'occhiata al teaser. Eikyū no kai, shide no dori no gensei ni okeru kari no sugata, araragi tsukihi no kansatsu o hajimete irai. No, in prigione. Guardate quanto è bella Nonoki, dai. Guardate. Stupendo. La qualità non ha un senso. Le animazioni e tutto. La regia, già dal trailer sembra non avere senso. Bello. E poi sì, ci sarebbero pure i character PV. Ma ci sta pure Oshinomeme. Oh cazzo, perché ci sta Araragi? Fa vedere Araragi? Araragi qui. Rita mamma no, dove sei? Wow, wow!
Madonna santissima. Le scene migliori hanno preso. Hentai no ome o ukeru yuki. Vabbè, in realtà sono caratteri più delle altre stagioni, quindi non riguardano la prossima. Koko wa hyotoshite tōgenkyō ka? Yatta! Arara ni koimi to iu otoko ga il lolicon. Onjin ya koibito yori mo toki ni yōjō o yūsen suru otoko da to wakatte kureru to shinjite iru. Tomodachi wa irarai. Ningen kyōdo ga sagaru kara boku wa shita ni sugata no sugata no nekomimi joshikousei. Le scene migliori hanno preso. Dake nan da yo. Tutte quelle in cui ci sono le tipe mezze nude. Vabbè, quindi sì, raga, Monogatari, secondo me non c'è molto da dire. Anche qua mi aspetto picco dei picchi, soprattutto in questo caso, considerando che i trailer sembrano veramente una roba fuori di testa, ancora meglio di tutte le stagioni che abbiamo avuto fino ad ora. Quindi raga, questo qua è da SS matematico, insieme ad Oshinoko, senza neanche pensarci, considerando anche che alla fine... Io non so di cosa parla il prossimo arco narrativo perché non ho letto la novel, ma dai personaggi principali, considerando che torna pure Sodachi, che è uno dei miei personaggi preferiti, anche se si è vista poco, ho veramente alte aspettative. Cioè, ho alte aspettative per sta stagione, che cazzo gli devi dire? Quindi per forza di cose insieme a Oshinoko, se non pure sopra Oshinoko, come sì, per quello che mi aspetto. Quindi, infatti, vedo che comunque il 90% di voi vota giustamente... SSS, perché per forza così. Per forza così. Un 100, praticamente un 100%. Non c'è Araragi S, no? Ma proprio perché non c'è quel rompicoglioni di Araragi che lo mettiamo in SS. Assolutamente. Leggiamo un attimo la chat. Sì, comunque l'ending la fanno gli Asobi. Sta ovunque. Che devi fare? Che devi fare? Monogatari parla di sorelline e spazzolini, sì, se ti interessa recuperarti le reaction che abbiamo fatto su Monogatari, trovi tutto sul mio Patreon. Quindi sul Patreon puoi trovare tutte le reaction a tutte le stagioni di Monogatari, quindi basta, ti fai l'abbonamento una volta, te le vedi tutte e ti metti in una settimana, ti metti in pari con tutto Monogatari, ce la puoi fare, credo in te. E, comunque sì, che stavo dicendo? Leggo un altro. Shaft come ha fatto a nascondere che lo stava facendo non si sa, è vero. È vero, perché effettivamente Monogatari la notizia è uscita relativamente da poco tempo. Non c'è stato nessun leak, forse. Cioè, mi pare di ricordare che non ci sono stati leak particolari su Monogatari se non poco prima dell'uscita della notizia ufficiale. Quindi sì, il fatto che sono riusciti a nasconderlo per anni ed anni, vuol dire che in Shaft so bravi. Si la cavano. Mi pare un pochino eccessivo. Vabbè, ma secondo me insieme ad Oshinoko ci può pure sta Monogatari, dai. Boh, non diamo per scontato che sta stagione sarà il picco assoluto. Magari sarà un arco narrativo non da 10, insomma. Quindi, secondo me, può stare insieme ad Oshinoko, cioè, non è scandaloso. Poi, magari valuteremo se metterlo in Best of the Season. Sicuramente quello lo valutiamo. Spam Panic. 100 episodi in una settimana, ma si può fare. Si può fare assolutamente. Poi mi raccomando, e tra l'altro, poi che palle, ora che ci penso, avrei dovuto far uscire i video su Monogatari prima dell'uscita di Monogatari. Sono stato stupido. Però vabbè, poco importa. E quindi sì, Monogatari SS aggiudicato. Let's go next. Ora, come prossimo anime, vi voglio parlare di un anime che non si sa come sarà. Cioè, le premesse ci sono, il nome c'è, la qualità probabilmente pure, ma io sinceramente non so bene come verrà recepito questo, come lo recepirò pure io questo anime. Per me potrebbe essere o un anime figo o una monnezza. Cioè proprio questo 50 bello, 50 una merda. Sto parlando di Suicide Squad Isekai. Questo è un bel dilemma. Bel dilemma. Genere azione fantasy, Wit Studio, data di uscita è uscito oggi, il 27 giugno del 2024, ma non si sa dove. Perché all'estero, in America, l'ha preso Disney Plus, con la sua divisione di Hulu, che in America esiste Hulu, noi non ce l'abbiamo, comunque si sono uniti. Da noi no, non si sa. Non credo... Non so se uscirà su Disney Plus, non mi pare che l'abbiano annunciato in Italia... E se mai uscirà su Disney Plus, sapete già quello che succede, ovvero, dato che non è uscito oggi, probabilmente uscirà tra un mese, due mesi. Quindi, bella domanda.
Bella domanda, chissà che cazzo, chissà quando lo vedremo, chissà quando uscirà l'episodio. Quindi è sicuramente particolare. È uscito oggi Landing e Madò pare Fable dal cringe delle pose dei balletti TikTok. Madonna. Sarà una bella tamarrata. La domanda è se regge il tiro più di 6 episodi. Sì, in totale avrà, mo lo andiamo a vedere il numero di episodi, ma mi pare di sì, cioè, avrà 13 episodi. Ha il potenziale per essere molto figo, sono d'accordo. Pure, cioè, secondo me ha il potenziale o per essere una figata o per essere una roba mid, brutta, niente di che. Quindi dovremmo capire quale dei due. Se vediamo materiale non lascia uno scampo di cose. Chi visual più brutta che ho mai visto? Ah, vabbè, dai, ma è in stile supereroistico, non ci vedo niente di male. Settimana farai anche la live di riepilogo della season. Sì. Prossima settimana faremo anche il recap della season primaverile. Quindi dai, andiamo a vedere di cosa parla Suicide Squad. Suicide Squad Isekai. Trama. Eccoci. Nella violenta e criminosa Gotham, Amanda Waller, a capo della Argus, ha messo insieme un gruppo di noti criminali per una missione, la Suicide Squad, formata da Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark. Con un esplosivo impiantato nel collo, viene mandata, quindi Harley Quinn, in un mondo fantasy connesso con il nostro da un portale. Non possono scappare né nascondersi e nemmeno fallire, altrimenti ad attenderli ci sarà la morte. Quindi è la stessa trama di Suicide Squad, quello che abbiamo visto, penso, tutti al cinema. In realtà c'è pure questo personaggio, che cazzo è, la Cenerentola, chi è sta tipa? Gli altri più o meno me li ricordo tutti, forse questo biondino non mi ricordo chi è, Clayman mi pare non si sia visto nei film, però questi altri, Deadshot, Peacemaker, il Big Shark, lo Shinobu e ovviamente Harley Quinn, sì, li conosciamo comunque nei film, anche Joker, ovviamente pure Joker l'abbiamo visto. Quindi è la prima volta, mi pare, che viene adattato un fumetto in anime, cioè la prima volta che viene adattato film di supereroi della DC, in questo caso, come un anime. Quindi è comunque un esperimento che, se avrà successo, potrebbe voler dire che ne faranno altri. Potrebbe voler dire che potremmo vedere magari anche robe della Marvel in futuro adattate in anime. Però no, è Batman, sì. Effettivamente Batman, ci avevano fatto varie serie sopra. Però a livello di anime degli ultimi anni, cioè sicuramente da quando ho iniziato a vedere anime con voi live, ovvero da 5-6 anni ad oggi, è la prima volta che succede una cosa del genere, cioè che adattano in questo caso un film molto famoso, recente, in un anime. Quindi potrebbe essere, ripeto, un esperimento che, se avrà successo, potrebbe voler dire che vedremo molte robe in futuro di questo tipo. Ora, alcune cose che meritano di essere discusse. In primis, lo studio. With Studio. Quindi lo stesso che si occuperà del mio amico Cervo Nogotan, si occuperà di Suicide Squad. Un buono studio. Con The Grim Variation non ha fatto un ottimo lavoro, eh? C'è da dire. Non è stato proprio il top del top Grim Variation, ma in questo caso, secondo me, essendo che comunque Suicide Squad è un brand un po' più importante, io credo che faranno lato qualità un lavoro più che dignitoso. A livello di regia abbiamo Eri Osada, che credo sia una tipa che se la cava, considerando che ha partecipato comunque a Jujutsu Kaisen, a The World Finest Assassin, a Jojo, ancora Jojo, Kill la Kill, qualcosina, Fullmetal Alchemist, vabbè, insomma, non mi sembra l'ultima arrivata, ma soprattutto abbiamo lui. Abbiamo il GOT, Tappei Nagatsuki, autore di ReZero, e anche di, vabbè, ha partecipato pure a Vivi come... A Vivi che cazzo ha fatto? Come... script, sì, ha scritto insomma lo script della serie. Però sì, abbiamo l'autore di ReZero che si occuperà della series composition, cioè della composizione della serie, non dello script, solo della composizione. Quindi stiamo a vedere cosa ne uscirà fuori con uno staff del genere. E i tag comunque sono Isekai, perché effettivamente, avendo Isekai nel nome, Isekai, anti-eroe, crossover, barriera del linguaggio, CGI, magia. Quindi è praticamente Suicide Squad in un mondo fantasy con la magia. Stiamo a vedere cosa potrà mai andare storto in tutto questo. Vediamo i trailer. Ce ne sono... due. Vabbè, andiamo a vedere prima il trailer di annuncio. Ah.
Harley Quinn sembra molto figa. Mi piace come design. Forse Joker è quello che non mi convince più di tanto. La qualità sembra esserci, dai. E comunque, raga, quanto... ma quanto sarà strano? Cioè, loro nel mondo fantasy a combattere con i goblin, gli orchi, i stupratori. Cioè, quanto cazzo sarà strano? Minchia. No, secondo me ha veramente il potenziale per essere una roba figa, eh. Dipende da come lo gestiscono, ma potrebbe veramente essere una possibile rivelazione. Cioè, perché ad ora vi devo dire che non mi aspetto molto. Cioè, non è che ci andrei proprio sul sicuro, però se lo fanno bene, potrebbe essere veramente figo. Andiamo a vedere questo qua. Ah, perfetto, ce l'abbiamo pure in inglese. Hai mai pensato di andare da qualche altra parte? In un altro mondo? Ti ci porterò. In un isekai. Che roba. Che roba. Dei super cattivi mandati in un isekai. Guarda, raga, la qualità sembra esserci, eh. Non sembra affatto male. L'opening si chiamerà Another World, di non so chi. Vabbè, però purtroppo... Fermi, cos'era questa cosa? Cos'era questo balletto? Perché sta cosa? Che ballano con gli orchi, cos'è? Harley mi piace. Mi piace abbastanza. Ok, quindi sì, andiamo a vedere adesso anche l'ultimo trailer. E tra l'altro l'opening è già uscita, per chi di voi volesse sentirla. In realtà potremmo pure... La vogliamo sentire adesso l'opening? Harley Quinn. Oh, ma appena finisce questo trailer fate... Comunque il sondaggio fatelo partire alla fine del trailer, non quando lo stiamo vedendo. Se guardi l'ending lo metti in D. Questa che è l'ending? Non lo so, raga, io posso dirvi, ho vibe... Sì, questa è l'ending. Vedendo i trailer adesso ho più opinioni positive. L'ending sembra figa. Comunque, essendo che sono dei super cattivi, mi aspetto... bello Peacemaker qua. Mi aspetto comunque che faranno delle atrocità e stupere... cioè, disintegreranno tutti i nemici come piace a noi. Quindi... non ci andranno leggeri, insomma. Ah, Lope, l'ending è di Morika Liope. No, vabbè. La best VTuber che fa le oven, le robe con gli anime. Tanta roba. Tanta roba. Morika Liope è pure quella che ha fatto questo. È pure quella che ha fatto questo, Morika Liope. Quindi, sì, ho buone aspettative. Ora, l'opening, quindi, la vogliamo vedere? Facciamo un sondaggio. Un sondaggio, vediamo quanti di voi vogliono vedere l'opening. Anzi, in realtà non si può fare il sondaggio. Fatemelo sapere in chat se la volete sentire, perché ce l'abbiamo volendo. Sì, sì, no, vai. No, sì, sì. Sì, vediamola. Suicide Squad Isekai Opening.
Eccola qua. Questa qui. Di 6 giorni fa. Cosa sto a fare? Non ve la sto a far vedere. Ok. Vabbè. Pipistrello che vola. La qualità c'è, per carità, in questi shot semifermi. Però, forse mi sarei aspettato qualcosa di meglio. Non lo so. Secondo me è un peccato che non ci hanno messo una canzone, sapete? Bella. No, no, la qualità c'è, eh? Nel senso, tutte queste scene sono fatte di Cristo, però sono tutte un po' slegate tra di loro. E... No, avrei preferito una canzone, posso dire? Posso dire, avrei preferito molto di più una canzone perché è un po' brutta, non lo so. Cioè, per carità, non è che... Non esistono anime che non hanno un opening cantata. Cioè, ce ne stanno di anime che hanno solo... Cazzo, ne so, Great Pretender. Questa, ecco, effettivamente questo opening ricorda un po' Great Pretender. Mo' ve la faccio sentire. Comunque, ha vinto la A/B. Quindi lo mettiamo... Io lo voglio mettere in A. Secondo me B no. Cioè, posso dirvi che dopo aver visto questi trailer... sono più propenso alla... Possibile che non ce l'ho. Dove cazzo sta? Oddio. Non ho... Non c'è su... Ah, sta qua. Giustamente. La stanchezza sta arrivando. Quindi sì, Suicide Squad Isekai sono più propenso alla A. Landing, per favore. Ma non credo ci sia landing, se vogliamo dirla tutta. Ah, non è vero, c'è. C'è landing. Vogliamo sentire landing. Però, ripeto, lato opening... No, potevano fare di meglio, secondo me. Ripeto, molto simile a Great Pretender, che pure questa è... È così, insomma. Pure questa. Tutta così. Non sono un grande amante. E vabbè, dai, vediamo a sto punto pure l'ending, tanto visto che ci siamo. Okay. Già mi piace di più questa. Ma questo balletto? Ma no, ma cos'è? Ma non è un personaggio che dovrebbe fare i balletti, quella? Ma cos'è? Perché è l'unica che fa i balletti cringe, quella? Raga, ma che cos'è? Ma perché? Bella questa parte. Però... Non lo so. Non lo so, raga, posso dirvi, opening ending mi fanno un po' cagare. Questa qua è bella come canzone, ma le visual fanno schifo. Sono un po' brutte, cioè non mi dicono niente. Ma pure quando inquadrano i cioè non capisco l'alternanza di lei che di questa che fa i balletti cringe, poi inquadrano loro. Giusto questa parte è molto bella, molto colorata, ci sta, ma... Vabbè, ne parleremo quando lo rivedremo, quando vedremo il primo episodio, quando uscirà, però... Opening ending non mi piacciono. E vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Quindi,
Prossimo anime. Sì, la canzone è figa, la canzone è figa. Quello assolutamente. E allora, cosa abbiamo dopo Suicide Squad Isekai? Che in realtà avrei voluto pure leggere la chat, ma secondo me siamo stati un po' troppo su Suicide Squad, quindi non, cioè, la leggo al volo. Ma sì, Landing per favore, l'ho letto, ma comunque avete scritto un botto. E ora, prossimo anime. Vabbè, senza troppe premesse, troppe cose, autore di Yoka, Shoshomin Surumin. In particolare, in realtà, si chiama Shoshimin. How to become ordinary, come diventare normale. Genere, mistero scolastico, slice of life, studio, Lapin Track, data di uscita 6 luglio 2024, distributore, Crunchyroll. Questo, raga, avete visto Yoka? Benissimo, se non l'avete visto vi potete anche attaccare il cazzo, altrimenti è praticamente molto simile a Yoka, questo anime, che potrebbe essere considerata una cosa positiva per alcuni, una cosa negativa per altri, ma io comunque vi posso dire che ho visto Yoka e mi è piaciuto. Quindi, mo vediamo, magari questo qua potrebbe pure essere meno noioso. La trama. Ogoro Kobato vorrebbe vivere una vita normale e tranquilla in seguito a una brutta esperienza. Lui e Yuki si legano in una relazione di reciproco interesse, in quanto anche Yuki nutre lo stesso desiderio di serenità. Iniziano quindi la scuola superiore insieme, impegnandosi per vivere i loro giorni studenteschi come persone qualunque, ma sfortunatamente continuano ad imbattersi in incidenti e misteri. Questa è la key visual, con i due protagonisti carini. Vi posso dire già che il design dei personaggi mi piace in questo anime, ma lo vedremo meglio dai trailer. Che ne so, il regista Mamoru Kambe è quello che ha fatto The Promised Neverland, Keep Your Hands, non male, Place Farther Than the Universe, Your Lie in April, comunque ha fatto parecchie cose. E i tag sono protagonista maschile, scuola, detective, club scolastico, protagonista femminile. Lo studio è Lapin Track, che per chi non conoscesse è lo studio di Undead Murder Farce, il che è una buona cosa, anche perché mi pare che le colonne sonore dovrebbero essere anche queste belle, ma stiamo a vedere, perché non mi ricordo chi le fa le colonne sonore. In verità le colonne sonore le fa Takahiro Obata. E no, perfetto, cioè, comunque le colonne sonore di The Promised Neverland, tanto di cappello, tanto di cappello, però non c'entra niente con Undead Murder Farce. Però sì, belle, ci sta. Credo che possiamo vedere i trailer. Sì. Undead Murder Peak, bello, sì. Ho bei ricordi di Undead. Shoshimin. Eccolo qua. Primo trailer. I misteri che risolvevano erano delle cose abbastanza banali, tranquille. Magari qua potrebbero trattare queste tematiche su un piano un po' più maturo, cioè con dei protagonisti un po' più maturi, proprio il termine giusto. Mi dà un po' questa impressione, poi potrei sbagliarmi, però vediamo il secondo trailer. Cioè magari anche protagonisti un po' più cioè un po' più problematici, perché alla fine in Yoka erano persone tranquillissime. Ma magari potrebbe avere delle backstory problematiche, ne so. Magari li rende anche un po' più grandi. No, le torte, no. Magari sono due serial killer, Questa tipa qua non sembra. Allora, o queste panchine sono enormi, o questa tipa è alta tipo un metro. Non so quale delle due sia, sinceramente. Oppure è fatto male. C'è questa possibilità. Ah, è una nana. Ok. Effettivamente sembra piccolina. Abbiamo Eve, fa l'opening. Vabbè, solida roba, quindi la qualità c'è.
私たち小市民。Quante cazzo di robe si rompono in sti trailer? 一番大切なものって何だと思う？これは推理の連鎖で型がつく。Come diventare normale o ordinari, forse ordinari è più giusto. Quindi raga, questo è stato il secondo trailer. Cosa ne pensate di Shoshimin, come diventare ordinari? Come ho detto, io avendo visto Yoka e essendo dallo stesso autore di Yoka, le similitudini si sprecano, però mi sembra che possa avere quel qualcosa in più. Cioè, lato qualità, da quello che abbiamo visto dai trailer, ci siamo, cioè, fatto bene. Le anche colonne sonore sembrano fighe, è opening fatta da Eve, quindi secondo me lato proprio comparto tecnico non abbiamo nulla di cui preoccuparci, anche il design dei personaggi mi piace, i disegni sono fighi, cioè sono belli da vedere, quindi è più da un punto di vista del contenuto che dobbiamo capire. Secondo me anche lato proprio personaggi mi fanno una buona impressione, i protagonisti sembrano entrambi interessanti, cioè non sembrano noiosi o stereotipati più di tanto, cioè sembrano sia il protagonista maschile che lei, entrambi due personaggi interessanti. Quindi se nel caso in cui fosse uno Yoka più maturo, in cui magari parlano di misteri, di cose un po' più particolari, un po' più anche creepy, o in cui i protagonisti magari hanno una backstory un po' più travagliata, non lo so, delle motivazioni particolari, penso che potrebbe piacermi abbastanza. Spero che i due protagonisti riescano a risultare belli e interessanti come Oreki e Chitanda di Yoka, che avevano veramente una bella alchimia, soprattutto considerando la bellezza del personaggio di Oreki, che ha avuto veramente un bel percorso. Sì. Ma potrebbe anche annoiare, purtroppo sì. Infatti Yoka molti non lo vedono, o se lo vedono dicono che annoia. Quindi, infatti era questo, molti si lamentavano del fatto che in Yoka i misteri molto spesso erano delle cazzatine, e ci si perdevano interi episodi per capire come mai, cazzo ne so, era scomparso il cancellino dall'aula di storia dell'arte, cioè robe di sto tipo, quindi sì, se magari fanno robe un po' più interessanti potrebbe migliorare. Non erano smartphone, hanno cambiato l'anno in cui è ambientato. Ah, saranno probabilmente tutti misteri con episodi autoconclusivi o quasi. Non lo so. Comunque vi posso dire che io starei sulla A, probabilmente. Cioè, tra A e B, io starei più sulla A. Nel senso, sì, cioè, secondo me non si merita di avere meno di Alia. Meno di Suicide Squad, magari sì. Infatti, io Suicide Squad lo metterei al primo posto qua. Però meno di Alia, Sometimes Sides Are Feeling, no. Secondo me A va bene. Questo io come stengo. Vabbè. Infatti non è la seconda stagione di Yoka alla fine. Ma te torno a partire a questa chat. Per me state proiettando i misteri, sembrano delle robe da niente. Il pacing è molto lento. A me non dispiace, ma io non mi aspetterei il dramma. No, ma neanche io mi aspetterei che devono risolvere un caso di omicidio nella scuola. Però, ripeto, alcune volte in Yoka erano veramente dei misteri molto banali. Cioè, comunque robe dall'importanza molto marginale, quindi se in questo caso si potrebbe parlare di cose un po' più particolari, un po' più interessanti. B nel dubbio, B? Sarà da... Vabbè, fammi un sondaggio, in questo caso fammi un sondaggio. Fammi un sondaggio tra A e B. A e B. Così decidete voi, dai. Ma da cosa viene un manga, una novel? Allora, Yoka viene da una novel, mi pare. Questo viene... Mi verrebbe da dire pure questo da... Da una novel, sì, pure questo viene da una novel, vabbè. L'autore è lo stesso, quindi ovviamente ha senso che viene come Yoka da una novel. Quindi sì, dai, vediamo un po' dove lo mettete. Vabbè, vedo che la maggior parte vota B, anche se non di molto. Quindi vabbè, dai, lo mettiamo in B. Secondo me non è... Cioè, credo che Alia sia tanto meglio di Shoshimin, però mettiamolo in B. Ma Yoka non è scritto così, è scritto così. Aveva episodi autoconclusivi? Sì. Alla fine, sì. No, oddio, non sai, non mi ricordo.
No, mi pare di no. Cioè, nel senso, le cose che risolvevano, sì. Però comunque seguiva un filo logico. Cioè, non era come Nagatoro, per dirvi. Cioè, non era che. Non erano episodi alla Nagatoro. Erano episodi che avevano un nesso tra l'uno e l'altro. Però sì, erano misteri che si concludevano e finiva là. Io credo i misteri principali che occupavano più episodi ce n'erano tre. Rispettivi per ogni arco, il resto erano misteri minori, autoconclusivi o episodi dedicati ai personaggi. No, infatti. Però non erano tanti, quelli autoconclusivi non erano tanti. Sempre che il mistero principale della serie lo fanno a metà serie, mai capito. Il mistero del gelato, me lo ricordo. E a posto. Perché adattare una novel che è iniziata nel 2004? Bella domanda, Jenny. Che ti devo dire? Nel senso, fammi andare a vedere la novel, giusto per... In realtà manco ci sta, perché ci sta un manga. Sì. È molto vecchio, però non vedo che male ci sia nell'adattare una novel o un manga vecchio. Ok, direi che possiamo passare al prossimo, che sarà anche il terz'ultimo anime di questa serata, cioè almeno della top 10. E qua, raga, è il momento di alzare un po' il livello. Cioè, Shoshimin, cioè, Suicide Squad, un po' così... Shoshimin pure, alla fine gli abbiamo dato solamente una B. Diciamo che tocca ritornare, secondo me, su un piano un po' superiore, su una S probabilmente. Quindi in questo caso vi ho voluto portare una roba che promette molto bene. Sto parlando dei giorni con la mia stepsister. Proprio così, i giorni con la mia stepsister. È una commedia. Dove sta? Days with my... Eccolo qua. Vabbè, è una tranquillissima commedia romantica, Slice of Life, Studio Din, 4 luglio, esce sempre su Crunchyroll. Andiamo a leggere la trama di questo anime che promette molto molto bene. Ok. Quando suo padre si risposa, Yuta si ritrova con una sorellastra, che è anche la ragazza più bella della scuola, Saki Ayase. I due si promettono di non entrare troppo in confidenza, insomma, di non chiavare, ma né di ostacolarsi a vicenda. Entrambi quindi sono molto cauti. Saki non è abituata a fare affidamento sugli altri e Yuta non sa bene in che modo trattarla, ma piano piano impareranno a convivere e a chiavare come due veri fidanzati e smetteranno di essere due completi estranei. Praticamente dice questo. Quindi andiamo a vedere di cosa parla questo, cioè quali sono i tag, le cose. Avrà 12 episodi, studio è Studio Din, che è lo stesso studio che ha fatto Re Mostro, un picco assoluto. Ma anche altre cose tipo Sasaki e Miyano. Vabbè, uno studio di merda. Quindi uno studio un po' di merda. Però comunque alla regia abbiamo uno che non ha manco un'immagine, che si è occupato di The Day Became God. E beh, di Fairy Gone, di Sasaki e Miyano. Quindi sì, non promette bene, non promette molto bene, ma abbiamo ancora i trailer che potrebbero confermare o ribaltare completamente la situazione. Eccolo qui, Gimai Seikatsu. Kiri no ani toyu no wa tada no tanin da. Oh, è pure tradotto in inglese, perfetto. Oya doushi no ikinari no saikon. Sore ni yotte shōjita kyōdai kankei nante. Praticamente l'incipit di Domestic Girlfriend, o anche di... Qual era l'altro anime con la stepsister? Come si chiamava? È uscito qualche stagione fa, me lo ricordo pure. Mi ricordo pure, avevo visto qualche episodio. Come si chiamava? Ah, My Stepsister is My Ex. Capirai, là proprio avevano incluso... Vabbè, avevano proprio fatto un incrocio di robe. Kangaete miru made mo naku tōzen daro. Tada. Ma? Lei sembra Garucci. Le sembra pacata. Non sembra Tsundere. La madre si difende bene. Abbiamo pure una loli. Ma
うまくやっていけるんじゃないかな。兄と妹としてさ。Sì, come fratello e sorella. Non di sangue. 私のことは。それ、俺が一番嫌いなタイプの人間だよ。私たち似てるね。ダメなところも含めて。そういうところも含めて、俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。これからもよろしく。Vi devo dire, in realtà dal trailer non sembra pessimo lato qualità, cioè sembra una rom-com che classica rom-com che ho già visto da qualità mid. E i personaggi non sembrano manco dei coglioni, mi aspettavo di peggio, cioè sembrano entrambi con la testa sulle spalle, mettiamola così, cioè non sembrano, insomma, la classica tsunderina, cogliona e il protagonista scoppiato. Quindi non è che mi aspetto molto, sarò sincero, da una roba del genere, però... Sì, no, pensavo peggio. Quando abbiamo letto la trama e le cose, pensavo pure peggio. Quindi vi direi massimo B, a questo proprio massimo B. Non penso si possa meritare tanto, molto di più. No. Sì, My Stepsister is My Ex, esatto. Ci sono almeno altri 5 anime interessanti che abbiamo skippato, di cui varrebbe la pena vedere i trailer. Dopo li vediamo, come sempre. Ma a parte che ce ne stanno ancora altri 2 anime dopo questo qua. Sembra il solito Slice of Life, generico romance che adoro se fatto bene. Ragazzi con i capelli rossi, mia moglie, ovviamente. Tanto tutti amanti delle loli qua. What? Che sta succedendo? Sembra un domestic no canoggio che ci vuole credere, infatti. F perché fake incesto. Vabbè, ma alla fine fake incesto è quello che è possibile fare. È raro che facciano l'incesto vero e proprio negli anime ormai. C perché è Din. A me preoccupa solamente Studio Din, perché effettivamente negli ultimi anni sta a fare robe di merda, Studio Din non è proprio il massimo. Però non so, magari c'è qualcuno che ha letto il manga di questo anime? Ci può dire se è bello il manga? Sembra generato da un'intelligenza artificiale tanto impersonale. Di cosa stiamo parlando? Non ho ben capito di questo. Comunque vince C/D, anche se in realtà lo stesso numero di persone aveva votato A/B, però mettiamolo in C perché comunque molte persone hanno votato pure E per qualche motivo, quindi dai C, per forza di cose. Peccato, poteva, sembrava poter, dal nome, perché io mi ero limitato al nome e alcune altre cose, cioè me l'avevano consigliato, sembrava poteva aspirare anche a voti superiori, ma purtroppo è andata così. Sono molto più fiducioso per il prossimo anime che vi sto per andare a presentare, perché questo secondo me è veramente picco. Qua, se Days with the Stepsister non è andato bene, il prossimo non può deluderci. Sto parlando di Pseudo Harem. Un nome e una garanzia. Anche questo è commedia, scolastico. No, non è proprio commedia Days with the Stepsister, ma questo sì, questa è un'altra rom-com di Studio Nomad che uscirà il 4 luglio, quindi l'ennesima rom-com di stagione, ma stiamo a vedere. Stiamo a vedere se magari questa rom-com magari ha qualcosa in più. Da offrire. Dai, però il nome è figo, dai. Pseudo Harem. Particolare. Guardate qua la tizia. Guardatela. La tizia già mi sta sul cazzo. Già solo dalla faccia mi sta sui coglioni. Lui sembra il protagonista di Kano Kano. Quindi stiamo a vedere. Sembra tipo una masochista la tizia. Allora, lo studio è Nomad. Scusate, la trama. Dobbiamo vedere la trama. Trama molto importante. Eiji Kitama frequenta il secondo anno delle superiori e vuole solo essere popolare. Tipo un Kazuma. Per aiutarlo a realizzare questo sogno, Rin Nanakura, sua compagna al club di recitazione, usa le sue doti recitative per creare un harem di ragazze che lo adorino. Punto. Riuscirà la giovane attrice a farsi strada nel cuore di Eiji? Quindi, ricapitolando, lei aiuta il protagonista a crearsi un harem, ma sotto sotto è innamorata del protagonista. Quindi gli trova delle tipe, cioè praticamente gli trova un harem di puttane, ma lei è lei che vuole, capito, le attenzioni del protagonista. Quindi perché mi verrebbe da chiedere? Non lo sapremo mai. Ma vabbè, i generi sono acting, school, episodico, school club, time skip e non molto altro. Il regista è questo tizio
che ha partecipato pure in qualcosa di Great Pretender, Villain Saga, Attack on Titan, My Hero Academia, comunque qualcosina ha partecipato. E andiamo a vedere adesso il trailer di questo pseudo harem. Allora, eccolo qua. Tanto su My Anime List non ti sbagli, stanno tutti al primo posto. Ah, ci stanno ben due di trailer. Non ho capito una mia, perfetto, va bene così. Anche se non ho capito, va bene così. Senpai, bijutsu no kadai tetsudatte kuremasen ka? Hito ni mono o tanomu toki wa taido tte mono ga aru n janai no? Datte e no koto nante wakannai da mo. E ga jo... Questo zoom cosa sarebbe? Ma senpai ni yatte hoshii na? No, vabbè, fermi tutti. Cioè, quindi non usa le sue doti recitative per trovare delle ragazze. Usa le sue doti recitative per interpretare delle ragazze. Incredibile. Rivoluzionario, allora. Rivoluzionario. Quindi lei un episodio fa la tsundere, un altro fa la deredere, un'altra fa la kudere. È incredibile. Incredibile. Vi posso dire comunque, non mi piacciono per niente i sei, cioè le facce non mi piacciono proprio. Non lo so. Ci sta una sola tipa. Avevo aspettative alte per questa cosa dell'harem, ma se c'è una sola tipa non va proprio bene. Sì, questo qua è le 100 ragazze in una ragazza, praticamente. Ma la doppiatrice tra l'altro chi è? Mi sembra la doppiatrice conosciuta. Ragazzi, le facce quanto sono brutte. Quanto cazzo sono brutte le facce dei personaggi. Madonna santissima, non riesco a vederle. Dei maschi soprattutto. Voglio vedere pure il doppiatore di lui. Raga, ma che cazzo di mento c'ha questo? Crimson mentone, ma chi è questo? Posso dirvi? Non penso lo vedrò questo bellissimo anime. Qua il sondaggio fatelo da un minuto perché non ci sarà molto da dire. Pure. Bah, come che dire, nel senso, concept sicuramente nuovo, perché abbiamo una sola tipa che interpreta tante tipe, ma non lo so. Cioè, penso, io credo di essere un amante del vero harem. L'harem finto, non lo so se mi convince. Oh, volevo vedere appunto il doppiatore, la doppiatrice di lei. Ok. Anche Rachel, Onohoki, Shinobu. Ok, Yor. E lui invece... Sì, è Bakugo, infatti mi sembrava, è il doppiatore di Bakugo. Ok.
Vabbè, quindi raga, pseudo harem, che vedevo di di. Sì. Per quanto mi riguarda è di, sia perché i trailer facevano abbastanza cagare, cioè sembravano fatti male, brutti disegni, ma anche alcune inquadrature, cose strane. E poi boh, la trama, raga, non mi interessa. Non mi pare molto. Peggio di Osama che non sarà. E voi votate, posso dirvi. Vabbè, in realtà molti hanno votato. Praticamente lo stesso numero di persone ha votato per. Famo D. Per bilanciare i vostri voti, famo D. Però. Sì, sono d'accordo con la vostra insufficienza. Sono d'accordo. Tante tipe nella russa, il caretta, ma perché ci mette un'altra ragazza che merda Ale? Quando ci sono una ragazza, ma non ho detto così. Purtroppo se uno non capisce il senso di quello che uno dice, non funziona. Io sono d'accordo all'harem quando ci sono più ragazze interessanti, ma quando c'è un anime con una ragazza che è incredibilmente superiore alle altre, lì non sono d'accordo, perché è palesemente una perdita di tempo. Cioè, un anime incentrato su una sola ragazza, Alia, proprio, c'ha il suo nome. Alia nasconde i suoi sentimenti in russo. La protagonista è lei, è la figa di turno che fa tutto. Non mi ci può mettere altre ragazze, perché è una perdita di tempo, non serve. In questo caso, invece, no. In questo caso serviva un harem cospicuo per dare un senso a questo anime, ma purtroppo è andata così. Purtroppo è andata così. Sì, prima insufficienza della serata. Ecco perché si chiama pseudo harem. Infatti, è originale, è sicuramente originale, ma secondo me sarà una cagata. Questa è l'impressione che ho. E quindi, concludiamo la top 10 anime di questa nuova stagione con un anime che secondo me questa volta vi stupirà. Perché non sto parlando di un harem, né di una commedia romantica, attenzione. Sto parlando di un anime che a me, vedendolo, dandogli un'occhiata, ha suscitato il mio interesse. Sto parlando di Colors Within, i colori del cuore, tipo. Non mi ricordo com'è in italiano, perché in italiano ha un nome strano. È un genere musicale, slice of life, soprannaturale, ed è un film. Top. Perfetto. Avete ragione. Avete ragione. Quindi, a sto punto va così. Perché mi ha trickato Anilist. Sono stato trickato. E questo è quello che succede quando devi fare le cose velocemente. Sono stato trickato. Cose possono capitare. Queste cose possono capitare, purtroppo, anche ai migliori. E quindi siamo costretti a interrompere prima del dovuto la top 10. Però famo finta che comunque io vi consiglio The Colors Within, perché è bello. È sicuramente bello e vi dico pure dove lo mettiamo. Lo mettiamo in S. Questo è un bel film da S. Peccato che non è un anime, ma lo mettiamo in S. Quindi dai, abbiamo terminato. È la prima volta che succede in 4 anni di guide, è la prima volta che metto un film al posto della serie, perché andando su Anilist e mettendo questa schermata qua, sono stato buggerato. Sono stato trickato da questa schermata di Anilist, non ho visto che era un film e me l'hanno buttato al culo. Per ricapitolare, per ora, questa bellissima top 10 di quelli più popolari praticamente della stagione, in realtà vi devo dire che non è che abbiamo... Togliamo questo, dai. In realtà vi devo dire che, togliendo gli ultimi due, secondo me questi 7 non sono malaccio, Cioè questi 7 che stanno qua secondo me sono onesti. Avrei, al limite secondo me potevamo aggiungere, comunque andremo a vedere un po' anche tutti gli altri, andiamo su Anichart e vediamo cos'altro avremmo potuto mettere. Sapete cosa avrei voluto tanto mettere? Avrei voluto mettere l'ennesimo romance, ma nel senso secondo me ci stava, avrei voluto mettervi questo. Eccolo, avrei voluto mettervi Kimi ni Todoke, perché l'ho iniziato a vedere, ho visto i primi episodi, però, raga, ho visto solamente i primi episodi della prima stagione. Non lo posso mettere nella guida. Avrei voluto mettere questo, ma non lo posso mettere se ho visto solo i primi episodi della prima stagione, mi spoilero. Cioè, questo qua, ripeto, grande ritorno, ovviamente. Parliamone adesso, visto che ci siamo. Questo è un grandissimo ritorno dopo che la seconda stagione era del 2011, cioè dopo 13 anni dalla seconda stagione. Questo sì, un grande ritorno. Io vi posso anche dire che per i primi 4-5 episodi che ho visto sembra figo, mi piacciono molto i protagonisti, soprattutto Sawako, molto molto carina, molto simpatica, mi piacciono un botto le facce che fa, e cioè ho buone aspettative, anche se sono proprio all'inizio, perché in totale ha tipo 50 episodi, ho visto i primi 4-5, quindi sì, sto all'inizio, però ho buone aspettative, e quindi sì, questa terza stagione secondo me sarà una buona stagione.
sarà, cioè sarà un buon anime di questa stagione. Se avessi dovuto, se ti dovessi dire dove l'avrei messo, così a totalmente a sensazione, almeno una A gliel'avrei data. No, non lo vedo. Eccolo qua. Quindi sì, io credo che la vera top 10, se avessi visto questo, S pure? Addirittura S. Comunque sì, alla fine come top 10 sarebbe stata questa, degli anime che vi avrei voluto presentare. Mo, vediamo se tra quelli di cui non vi ho parlato, ci sta roba interessante che ci siamo persi. S? Vabbè dai, mettiamo S, mettiamo S. Ci stanno pure My Hero Academia, che continuano, e... dove sta? E Demon Dedede. Quindi alla fine My Hero Academia penso sarebbe andato forse pure in S, Demon Dedede, sì, una cosa del genere. Quindi alla fine già partiamo bene. Diciamo che partiamo... Lo slime manco l'ho messo, lasciamolo stare. Diciamo che partiamo bene.